Il dolore non è una sensazione come la vista o l'udito, bensì una percezione che scaturisce non solo dal rilevamento delle modificazioni chimiche secondarie al danno tissutale, ma anche dall'interpretazione personale della lesività di tale danno. Non tutto quello che è doloroso è dannoso, ma la percezione del dolore è reale, sia se il danno sia o non sia avvenuto, o stia o non stia avvenendo. Ma alcune volte il dolore è necessario come un'iniezione, altre volte è psicosomatico, come i dolori immaginari. Imparare a gestire queste dinamiche può rivelarsi pertanto prezioso. Ridurre o addirittura governare questo processo mentale è possibile. Si tratta di un fenomeno che si chiama analgesia ipnotica. La Easy CNV, da sempre all'avanguardia nella ricerca, offre finalmente a tutti l'opportunità di visionare questo eccezionale video per imparare a governare il fenomeno del dolore. Scopri il videocorso sull'analgesia ipnotica. Diventa il padrone della tua mente e del tuo corpo. Se noi lavoriamo bene sul momento iniziale, cominciamo già a portare il nostro paziente in uno stato di disponibilità fin dall'inizio. Allora, comunicazione ipnotica ed enneagramma. Allora, io per dire personalmente...